Toyota Prius quinta generazione, svelata in anteprima a metà novembre al Salone di Los Angeles, eccola in anteprima europea a Bruxelles, al Kenshiki Forum. Ve la ricordate quando debuttò nel 1997? Era sicuramente rivoluzionaria nella tecnologia, ma l'estetica. Ebbene, oggi, dopo 4 tentativi, il brutto anatroccolo è diventato cigno. La nuova Prius arriva con 2 grandi atù. È per la prima volta per i mercati europei solo ibrida plug-in e poi, sempre per la prima volta, è anche sexy. La Prius non lo era mai stata. È difficile spiegare perché lo sia, perché a ben guardarla è sempre lei, indubitabilmente, una Prius, soprattutto nelle proporzioni e nella silhouette. Ma in qualche modo ora ha un design molto più convincente, anche nel frontale, con questa bella grafica dei fari che adesso si sono molto assottigliati. Hanno questa forma che alla Toyota chiamano a testa di squalo martello. E poi il trattamento delle superfici, adesso molto lisce, levigate, che danno proprio l'addio al superfluo che prima invece dominava abbastanza il design della Prius. E poi la parte sommitale del tetto ora è stata spostata all'indietro per aumentare il dinamismo della fiancata dell'automobile. Bello anche il design della coda, della parte posteriore, con un bellissimo gioco di congiunzione di linee. Qui è questo lunotto inclinato, molto molto da coupé. La coda ovviamente rimane tronca per ovvie ragioni di aerodinamica. Bello anche il disegno dei gruppi ottici, che adesso sono completamente raccordati da questo fascione, in modo da aumentare l'impressione visiva di sviluppo in larghezza, sviluppo orizzontale, così da aumentare la presenza su strada della macchina. Poi, se andiamo ad aprire questo portellone, scopriamo un bagagliaio di forma sì molto regolare, ma a prima vista un po' piccolo. Anche all'interno la parola d'ordine è stata razionalizzare e semplificare, con una plancia lineare e un blocco volante quadro strumenti mutuato dal recente BZ4X. È piuttosto facile trovare la posizione di guida corretta, benché per vedere bene il quadro strumenti si sia costretti ad abbassare il piantone dello sterzo un filo di troppo, perché il quadro lo guardate traguardando oltre il volante e non attraverso la corona. I sedili contengono bene, anche quelli dietro sono comodi e lo spazio per gambe e testa non manca. Il merito è dell'incremento del passo di 5 cm e pensate che la lunghezza complessiva dell'auto invece si è ridotta di quasi altrettanto, 4,6 cm per la precisione. Nonostante ciò, la macchina a guardarla sembra quasi più filante. Il trucco? Aver abbassato il tetto di 5 cm. Il secondo atù, un sistema ibrido plug-in che è in grado di mettere a terra circa 100 cavalli in più del precedente, quello che era disponibile sulla Prius attuale in alternativa al full hybrid. Questo risultato di potenza viene dalla combinazione di un 2 litri da 152 cavalli e di un motore elettrico da ben 163, che assieme garantiscono 6,7 secondi per raggiungere i 100 km orari. Rispetto alla plug-in attuale, poi la nuova, con una batteria agli ioni di litio da circa 13 kWh, è capace di fare più strade in elettrico. La casa giapponese sostiene fino a 69 km. Scegliendo poi l'optional delle celle solari sul tetto si può contare su ulteriori 10 km di range, o lasciando l'auto parcheggiata per diversi giorni all'aperto, perfino sostiene sempre la casa sulla carica completa della batteria. Alla fine può essere curiosa questa scelta di abbandonare sui mercati europei quella che è sempre stata la bandiera della Prius, cioè la propulsione full hybrid. Il fatto di venderla soltanto plug-in è una scelta che ha a che fare con il posizionamento sul mercato, ma è anche propedeutica probabilmente al passaggio a quella propulsione elettrica che anche la Toyota è stata costretta ad abbracciare. Fatto sta che la nuova Prius plug-in arriva sui mercati europei, Italia inclusa, in primavera, a prezzi che devono ancora essere comunicati.